Servizio, sulla qualità del servizio. Infrastrutture regionali e nuovo pacchetto di mobilità europea sono stati i temi al centro del convegno sull'autotrasporto che si è tenuto venerdì scorso a Pesaro. Si tratta di un settore, quello marchigiano, composto da oltre 4.000 imprese e 12.000 addetti, un comparto strategico per l'economia e la Transport Service, società di servizi con 4.000 aziende associate in Italia centrale e oltre 15.000 TIR gestiti. Ma le incompiute pesano tantissimo sull'autotrasporto, ma sulla mobilità delle persone e delle merci, perché non c'è solo l'autotrasporto, c'è anche tutta la piccola impresa, tutto il sistema produttivo, che ovviamente ne soffre in maggiori tempi di percorrenza, in rischi di incidenti, in rotture dei mezzi, perché abbiamo tutta la rete stradale dissestata, quindi c'è molto da fare e poi soprattutto c'è da realizzare le grandi opere. Noi siamo fermi sulla E45, abbiamo problemi sull'autostrada dell'Abruzzo, la 24, abbiamo problemi sulla 76, quindi tutte le trasversali dall'Adriatico all'Umbria alla Toscana sono in grande difficoltà. Il tema delle infrastrutture riveste dunque una particolare importanza per la mobilità delle persone e delle merci e questa carenza non solo è nota e datata, ma deve essere affrontata con decisione per evitare che la regione sia sempre più isolata. La presenza dei dirigenti nazionali di Confartigianato Trasporti ha consentito anche di mettere a fuoco lo stato dei provvedimenti emanati o in corso di definizione da parte del governo. Che cosa ci può dire invece sul nuovo pacchetto di mobilità europea, visto che dovrà essere discusso? Il pacchetto mobilità europeo, sono anni che anche qui spingiamo sulla questione del dumping, della concorrenza dei vettori dell'estero, dei paesi dell'est, ma soprattutto oggi oserei dire non più i vettori dell'est ma le targhe estere, perché abbiamo tantissime aziende italiane delocalizzate che fanno la sede legale all'estero e poi continuano a trasportare in Italia in baffo alle regole del cabotaggio. Quindi si è cercato di spingere anche a livello europeo per fare cambiare le regole. Il Parlamento europeo, dopo mesi e mesi e mesi, sono riusciti a votare questo nuovo pacchetto che cambia tre regole. Non siamo contentissimi perché noi chiedevamo delle altre cose, ma purtroppo qualcosa dovrebbe essere cambiato, non abbiamo ancora la sicurezza perché il Parlamento l'ha passato, ma adesso ne dovrà discutere la Commissione, ma chi dovrà ratificare è la nuova Europa, quella che verrà.